Sappiamo che al mondo esistono molti oggetti e luoghi che portano sfortuna, in particolare oggetti dai quali molte persone si tengono lontane, come biasimarle, dato che alcuni di essi hanno causato stragi e decimato intere famiglie. Tutti questi oggetti, considerati maledetti, hanno dietro una storia inquietante, di solito legata ai suoi legittimi proprietari, i quali, in qualche modo, hanno lasciato parte del loro dolore in essi, facendoli diventare fonti di sciagure e sventura per coloro che vi entrano in contatto. Oggi vi parleremo di uno degli oggetti più misteriosi e paurosi di questa categoria, non solo per la quantità di persone uccise dalla sua maledizione, ma anche per l'oscura storia che si cela dietro. Questa è la storia di Thomas Busby e la sua sedia maledetta. Inghilterra. Appena ad ovest della graziosa cittadina di Thirsk, nel North Yorkshire, c'è il Busby Stoop Inn, una taverna con una storia oscura e una maledizione che dall'estate del 1702 provoca panico e terrore. La nostra storia inizia verso la fine del XVII secolo, con una persona di nome Daniel Hooty. Daniel è un falsario professionista, e siccome all'epoca le monete erano fatte d'argento e oro, egli si dedicava anche al coin clipping, ossia a tagliare i bordi alle monete per intascarsi le parti più preziose. Daniel aveva una figlia di nome Elizabeth, la quale si sposò con un uomo del posto di nome Thomas Busby, il proprietario della taverna Busby Stoop Inn. Thomas era un ubriacone sempre in cerca di guai ed era diventato anche partner del suocero Daniel. Infatti, erano insieme nel business illecito della contraffazione di monete. Sembrava tutto perfetto, ma i guai erano in arrivo. Difatti, le sere che Busby tornava a casa ubriaco, picchiava Elizabeth, e ciò provocò enormi screzi fra i due criminali, fino a quando una notte, tornando a casa come sempre ubriaco, si trovò di fronte Daniel, seduto sulla sedia preferita di Busby, quella sedia di legno che non permetteva mai a nessuno di utilizzare. Fra i due iniziò una furiosa discussione e alla fine Busby cacciò via il suocero, il quale disse che avrebbe presto portato via sua figlia da quella casa e che i loro affari potevano definirsi conclusi. Più tardi, quella notte, Busby, furioso dall'idea di perdere la moglie e dall'insolenza del suocero che si sedette sulla sua sedia preferita, andò fino alla residenza di Daniel, il Danotti Hall, e con un'inumana freddezza colpì il suocero a morte con un martello. Alcune versioni di questa storia raccontano che Daniel venne strangolato. Dopo averlo ucciso, Busby nascose il cadavere nelle vicinanze di un bosco. In paese, la scomparsa di Daniel provocò sospetti e la polizia iniziò a setacciare i boschi vicini, scoprendo dopo pochi giorni il corpo inerme di Daniel. Le successive indagini portarono ad arrestare Busby, il quale era conosciuto nella cittadina come una persona violenta e senza scrupoli. Busby fu processato a York Assizes nell'estate del 1702 e condannato alla forca. Venne così impiccato su un patibolo messo di fronte alla locanda, proprio ad un incrocio sulla vecchia grande strada a nord che conduce a Thirsk. Ed è proprio qui che inizia la maledizione, dato che il suo ultimo desiderio, prima di essere giustiziato, fu quello di mangiare nella sua locanda. Ma quando ebbe finito di saziarsi e di bere, si alzò e disse: «Chiunque osi sedersi su questa sedia morirà di una morte improvvisa e violenta». Negli anni successivi, la locanda venne ribattezzata Busby Stoop Inn. Il nuovo proprietario, in un primo momento, non credeva affatto in questa maledizione, così tenne la sedia per l'uso dei clienti come qualunque altra. E quando la notizia della maledizione si diffuse, visitatori curiosi cominciarono ad affluire alla locanda. Da qui in avanti iniziano a succedere cose strane. Infatti, ci sono tante storie che parlano di diversi temerari che hanno osato sedersi su questa sedia e che poco tempo dopo hanno perso la vita in incidenti definiti come sfortunati o bizzarri. Fra le tante storie, ce n'è una in particolare che è rimasta ben impressa nella mente dei cittadini del posto. Nel 1894, uno spazzacamino, insieme ad un amico, avevano bevuto nel Busby Stoop Inn e lo spazzacamino si era seduto proprio sulla sedia di Busby. Ormai ubriachi, lasciarono la locanda nel mezzo della notte.
Grande fu la sorpresa quando la mattina seguente venne trovato lo spazzacamino impiccato proprio vicino al luogo in cui era stato giustiziato Busby. Non trovando un colpevole, la polizia concluse il caso dichiarando che si era trattato di suicidio. Un altro fatto curioso è che durante la Seconda Guerra Mondiale c'era un campo di aviazione della Royal Canadian Air Force non molto distante dalla locanda, per cui molti soldati venivano a bere regolarmente al Busby Stoop Inn. Si dice che gli aviatori che si sono seduti sulla sedia di Busby non siano mai più tornati indietro. Uno dei tanti proprietari della locanda è stato Tony Earnshaw. Tony non era un uomo superstizioso quando comprò il Busby Stoop Inn nel 1968. Anzi, inizialmente, definì la maledizione di Busby come una sciocchezza. Ma in seguito a numerosi incidenti mortali, iniziò a cambiare idea sulla sedia e sulla maledizione che essa porta. Il signor Earnshaw riferì la storia di un gruppo di muratori che frequenta la locanda durante la pausa pranzo. Fra loro c'era un giovane coraggioso, il quale, spinto anche dagli altri, si sedette sulla famosa sedia maledetta. Più tardi, sul posto di lavoro, il ragazzo perse la vita cadendo dal tetto. Dopo la morte di questo giovane ragazzo, il signor Earnshaw decise di spostare la sedia in cantina per evitare altre stragi. Nel 1978, però, un uomo che lavorava nella locanda, osservando questa sedia in cantina, decise di provarla e addirittura disse al signor Earnshaw quanto fosse confortevole sedersi su di essa e che non avrebbe dovuto lasciarla in un luogo così buio e umido. Poche ore dopo, l'impiegato doveva compiere una consegna, ma ebbe un incidente in macchina. Inspiegabilmente uscì fuori strada e si schiantò contro un muro. Morì sul colpo. Questa fu la goccia che fece traboccare il vaso. Così, Tony Earnshaw decise di sbarazzarsi definitivamente della sedia, donandola al museo di Thirsk, a condizione però che non venga permesso mai a nessuno di sedercisi sopra. La sedia ora si trova sulla parete lontano dalle persone, di modo che nessuno osi utilizzarla. Sono passati più di 30 anni e da allora nessuno si è più seduto su quella sedia. Cooper Harding, direttore del piccolo museo di Thirsk, durante un'intervista disse: «Il museo farebbe una fortuna se lasciassimo ai visitatori il permesso di sedersi sulla sedia, ma una promessa è una promessa». Da allora non ci sono stati più morti o incidenti legati alla sedia, ma sembrerebbe che la maledizione sia tutt'altro che finita. Infatti, testimoni affidabili hanno annunciato di aver visto il fantasma di Busby vagare intorno al secondo piano. Karen Rowley, ex padrona del Busby Stoop Inn, ha detto: «Sono stata qui durante gli ultimi 7 anni e la gente del posto ha ancora paura della sedia e della sua maledizione. Io ho visto una figura sul pianerottolo al piano di sopra. Era un uomo molto alto, senza braccia e senza volto. Si è mosso lateralmente per poi scomparire attraverso un muro. Ero assolutamente terrorizzata». Infine, diversi testimoni raccontano che se ti siedi nel punto in cui Busby era solito starvi per bere e guardi fuori dalla finestra, puoi vedere il suo spettro impiccato che ti osserva. Forse è solo una storia inventata dalla gente del posto, frutto di coincidenze e storie tramandate. O forse c'è qualcosa di macabro e maledetto in quella città. Se ti è piaciuto questo video, metti mi piace e iscriviti al nostro canale per continuare a seguire i casi più strani e le scoperte più incredibili che avvengono ogni giorno nel mondo. Inoltre, nella descrizione del video troverai dei link correlati a questo caso. Ci vediamo al prossimo video.